Maurizio Di Gennaro, Dachi Gym, una palestra quindi. Le chiedo com'è la situazione delle palestre oggi, anche se me la posso immaginare perché è da tanto tempo che siete chiusi. E certo, dal 24 ottobre che noi siamo chiusi e speriamo che venga confermata insomma l'apertura al 1 giugno 2021. Quindi tra poco finalmente riapriremo. Ecco, il vostro rapporto con i clienti in questi mesi com'è stato? Cioè, li avete sentiti, li avete contattati? Ce li riavrete tutti quanti dal 1 giugno oppure cosa? Allora, nel primo lockdown abbiamo fatto delle lezioni online in diretta proprio per affrontare quell'emergenza per cui i clienti si vedevano costretti dentro casa, quindi abbiamo tenuto compagnia e devo dire che c'è stato un certo successo perché li abbiamo fatti contenti. Nel secondo lockdown abbiamo registrato fino a dicembre qualche lezione e quindi abbiamo affittato le attrezzature in palestra, quindi hanno continuato ad allenarsi. La chiusura prolungata ci ha un pochino fatto ragionare se continuare a fare le lezioni che comunque erano sui canali social oppure iniziare a pensare a un modello alternativo di palestra quando sarà riaperta. Ecco perché abbiamo comunque iniziato a analizzare proprio il mercato come sta andando e quello che ha comportato e quello che comporterà quando riapriremo il 1 giugno. Ecco, in che direzione va il mercato? Allora, la direzione, io prevedo che comunque l'allenamento online diventerà una costante delle abitudini, comunque di movimento delle persone. Se mi chiedi una opinione, penso che non estenderò il servizio all'allenamento online perché ho visto durante questi mesi che comunque grosse compagnie, grosse aziende come Amazon, come Apple hanno fatto delle piattaforme veramente super tecnologiche, competitive e il loro abbonamento è veramente irrisorio. Quindi noi non pensiamo di fare l'allenamento online perché non è competitivo con queste aziende. E quindi che cosa penserete di fare? Ecco, quindi ho scelto la via di una creazione dei propri brand di allenamento mettendo al centro il cliente. Ecco perché abbiamo pensato a dei propri sistemi di allenamento targati da Gym che possano rispondere alle esigenze di target proprio per età e per necessità. E quindi seguirete praticamente il cliente sarà al centro del vostro lavoro. Sì. Noi contrasteremo il fitness ibrido, il fitness tecnologico, proprio mettendo ancora di più al centro dell'attenzione il nostro cliente con i suoi bisogni e le sue necessità. E infatti abbiamo potenziato il sistema di consulenza che sarà una commerciale affiancata da quella tecnica e un'assistenza clienti che abbiamo visto comunque in Italia ha dei risultati pessimi. Noi vogliamo che il cliente, il tempo 24 ore, abbia praticamente una risoluzione dei suoi potenziali, magari futuri disservizi. Questi brand di allenamento che ti ho detto prima saranno talmente precisi e disegnati su target di età e quindi talmente precisi sulle necessità del cliente che avremo anche come caratteristica l'inversione del rischio, cioè se non raggiungeremo determinati risultati con questi brand di allenamento daremo l'intera somma indietro del cliente che ha versato. Quindi se io non sono soddisfatto, voi mi rimborsate. Sì, è tempo di metterci la faccia e riapriremo dopo 7 mesi per non richiudere più. Questo però vuol dire avere una visione a lunga durata. Significa anche per noi istruttori metterci alla prova per le persone comunque che vogliono assolutamente avere, oltre a divertirsi, però avere il risultato. Diciamo che la persona ha al suo fianco un personal trainer qualificato, Sì, questo. che lo segue anche dopo la palestra, giusto? Sì, questo è un brand di allenamento che si chiama Diamond 360
e uscirà presto il libro di Elisabetta Parisi, che praticamente è dedicato a quelle donne, un sistema di allenamento delle donne che vogliono un'evoluzione ancora più precisa del personal trainer. Il concetto di allenamento fisico sarà ampliato anche all'insegnamento dello stile di vita. Quindi Quindi mi seguirete praticamente anche quando mangio, per dire, le seguirete anzi quando. Praticamente lo stile di vita si insegna non in palestra perché in palestra ci si allena, ma lo stile di vita si insegna al di fuori della palestra, si insegna a scegliere determinati alimenti in supermercato, come ordinare a un ristorante e quindi lo stile di vita significa riscoprire dei sapori genuini, ma non per questo che siano sempre come era un tempo, petto di pollo e riso in bianco. Tutto questo Maurizio Amazon non lo può dare. Tutto questo, Amazon e le grosse compagnie che vogliono relegarci ancora a casa davanti a un televisore che nessuna persona gli dica se sbaglia o meno e su un pavimento che non è tecnico e quindi ti puoi far male, questo non è per noi. Ecco. Non per piangerci addosso, però sono stati 7 mesi, diciamo 15 mesi, perché poi in questi 15 mesi siete stati aperti pochissimo, sono stati mesi durissimi ovviamente per tutti voi, operatori Sì, del settore, dico. sono stati mesi durissimi, però d'altronde il Covid è una malattia, io anche ho avuto questa malattia, fortunatamente è stata solo un'influenza, però va presa seriamente, quindi noi ci atteniamo a tutto quello che la legge ci dice di fare, nel pieno rispetto delle regole, senza domandarci se siano giusti o sbagliati, se siano esagerati. Noi vogliamo solamente riaprire e avere una visione per non richiudere più. Qui il rispetto delle regole ovviamente è assicurato. Il rispetto delle regole dal 1º giugno è assicurato, ci sarà il distanziamento come da DPCM, 2 metri per chi svolge attività fisica, quindi le sale saranno contingentate in base agli spazi disponibili. Ecco, che cosa ti aspetti infine dal 1º giugno? Insomma, la risposta della clientela, come te l'aspetti? Allora, dal 1º giugno io mi aspetto una grandissima voglia di socializzare, di riscoprire il contatto umano, di riallenarci insieme. E quindi io sono molto fiducioso perché secondo me ci sarà una grande risposta da parte delle persone che vogliono assolutamente ritornare in palestra perché non solo per allenarsi, ma la palestra è proprio veramente un elemento di socializzazione e di riscoperta del proprio corpo. Grazie Maurizio e auguri di buon lavoro quindi. Grazie a voi e un saluto.